Diventa sempre più un evento diffuso e accurato il Palio delle Contrade, che quest'anno, per la nona edizione, si allarga anche ad altri luoghi suggestivi del centro storico di Fano. Da venerdì 1 a domenica 3 luglio il gruppo storico La Pandolfaccia farà immergere i visitatori nell'atmosfera medievale con rievocazioni, attività per bambini, mercatini e spettacoli. L'evento è patrocinato dal Comune e dalla Regione. Fervono i preparativi, dopo 2 anni di pandemia si riparte a pieno ritmo venerdì. Sì, si riparte finalmente la prima edizione con le contrade, ripartiamo però il venerdì con il gemellaggio artistico, accoglieremo gli amici tedeschi di Rastatt e faremo un bello spettacolo al Pincio di Fano, dove sarà allestito l'area il venerdì con una taverna, con tutti i giochi per i bambini, quindi accoglieremo il venerdì nell'area Pincio con questi spettacoli. Poi andremo avanti con il programma delle altre giornate, il sabato ci sarà il matrimonio di Pandolfo III, partirà la corte malatestiana, la piazza e via Arco d'Augusto con gli antichi mestieri. Quindi sarà l'occasione per vivere tre giornate di aria medievale all'interno del centro storico di Fano. Al Pincio, denominato per l'occasione Piazza delle Armi, non mancheranno il cimitero medievale, armi d'assedio e di tortura. Un'altra area coinvolta sarà quella di Piazza Miani, dietro la Memo, dove verrà ricostruito un accampamento storico degli armati della Pandolfaccia, oltre al campo degli arcieri del Liocorno di Fano. Qui sarà possibile per le persone dai 6 anni in su provare a scoccare una freccia, ma per la compagnia malatestiana, come annunciato dal presidente Emilio Augusto Benini, gli impegni inizieranno già dalle 8:30 di domenica 26 giugno, quando alla Pineta di Ponte Metauro si svolgerà una tappa del campionato italiano. Gli arcieri avranno 3 bersagli da battere di diverse dimensioni, invece il 3 luglio saranno protagonisti di una disfida tra le 4 contrade, Castel dei Mammoli, Vescovado, San Francesco e Portanova. La sera stessa invece in piazza 20 settembre, chiamata piazza Cassero di Malatesta, alle ore 21 avrà inizio la prova del tiro alla fune che determinerà la contrada che si aggiudicherà il Palio 2022. L'intero programma è consultabile sul sito ufficiale e sulle pagine social della manifestazione. Sarà tutto allestito dalle ore 19. Tutto quanto pronto, si potrà visitare la città, si potrà cenare nei ristoranti, mentre magari di fianco qualcuno ti suona un po' di musica medievale, ti vedi spilare qualche corteo, quindi sarà l'occasione per respirare un'aria medievale. Presenti alla conferenza stampa anche il vicepresidente della Pandolfaccia Danilo Filipponi e l'assessore Etel Lucarelli, che ha fatto un plauso all'associazione che da oltre 30 anni si prodiga per raccontare a fanesi e turisti questo spaccato fondamentale della storia della nostra città. Ragazzi che ovviamente in questi 2 anni di pandemia hanno fatto difficoltà, hanno cercato di valorizzare al meglio la città, finalmente ci troviamo in un periodo dove la stagione permette e quindi l'1, il 2 e il 3, insomma il periodo malatestiano, quindi Pandolfo, Paola Bianca, tutta la corte e tante attività risplenderanno nella nostra città per rievocare questo fantastico periodo storico che racconta tanto della città che ancora si sa raccontare con i grandi monumenti che sono presenti nella città di Fano. Quindi l'immagine è, visto che sono già presenti tanti turisti e la prospettiva è che a luglio sarà pieno, insomma la bellezza di raccontare questo momento della nostra storia è veramente tanta.